Questo libro mi è piaciuto molto, sinceramente molto, perché è uno dei pochi testi, non che io abbia letto tutto su Lacan, però ho letto abbastanza, dove si entra effettivamente nella stanza d'analisi di un analista lacaniano. Io mi sono sempre chiesta come lavora di fatto un lacaniano, su alcuni punti di rottura con noi, il tempo, il controtransfer, poi magari ne parliamo nel dibattito se vi interessa, a me interessano alcune interrogazioni che mi sono sorte. E qui l'ho un po' capito, un po' il primo testo in cui effettivamente viene toccato punto per punto ogni tassello del dispositivo analitico, diciamo, ecco, di quello che Freud genialmente ha inventato come dispositivo analitico, cioè una persona che ne ascolta un'altra da dietro le spalle e non ha alcuna aspettativa su questo, quindi un rapporto unico tra i rapporti reali. Non esiste nessun'altra relazione in cui ci sia un soggetto che va da un altro soggetto in una posizione asimmetrica, ma non di potere vero e proprio, e dove quest'altro soggetto, l'analista, non ha diciamo un'aspettativa sull'abito che verrà cucito, ecco, per prendere la metafora del titolo che è molto bello. Ho guardato un po' tessere sul dizionario che cosa dice, e dice: preparare, macchinare, ordire, comporre con arte, ecco, dalla Treccani. Mi fermerei su comporre con arte. Effettivamente io credo che come gli artisti, ecco, direi che l'analista, come l'artista, lavora attorno alla mancanza. Non siamo, se dovessi paragonare l'analista, avvicinare l'analista a qualcuno, benché io sia un medico e contenta di essere un medico, io ritrovo con piacere sempre le mie radici mediche, ma più passano gli anni, ormai tanti, da quando ho fatto questo lavoro, più lo sento vicino al lavoro dell'artista, cioè un lavoro intorno alla mancanza, intorno a quello che non c'è. Quindi un merito, ecco, di questo libro, ne ha molti, è quello di presentare quello che Green chiamava, come titolo di un suo libro, un psicanalista engagé, uno psicanalista impegnato, cioè il lavoro di uno psicanalista impegnato. E com'è il lavoro di uno psicanalista impegnato oggi? Questo è un libro contemporaneo su come lavora un analista oggi. Roberto, c'è un punto in cui dice: il clinico fa il possibile, l'analista... l'analista fa l'impossibile. È vero, il clinico fa il possibile, l'analista fa l'impossibile. Cioè, qual è l'impossibile? Quello di coniugare, qual è il lavoro di uno psicanalista engagé, impegnato, oggi, che pensa, che scrive, che concettualizza quello che fa. È quello di coniugare la psicoanalisi, per come Freud e anche Lacan naturalmente ce l'hanno rimandata, cioè il dispositivo analitico con le sue componenti, setting, transfer, valore del sintomo, sessualità infantile, inconscio, un'impalcatura che se leviamo un tassello cade tutto, tutta l'impalcatura si infragilisce, quindi occorre stare attenti, secondo me, penso che anche questo poi sarà materia del dibattito, a modificare, ad adattare. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano poi gli altri su questo dibattutissimo, almeno dentro la SPI e dentro l'IPA, dibattutissimo tema dell'adattamento, ridurre le sedute. Noi siamo elefantiasi come tempi, quindi per passare da 4 a 3 sono 20 anni che dibattiamo, ora ce l'abbiamo fatta, tutto questo non è senza conseguenze. Quindi uno psicanalista impegnato qual è? È uno che riflette costantemente, ogni giorno, su come coniugare, senza alterare diciamo l'oro, come diceva Freud, della psicanalisi e il bronzo della psicoterapia, senza alterare il nostro dispositivo, che è unico. La psicanalisi non è una terapeutica qualunque, non è un'ermeneutica qualunque fra le tante, è un dispositivo di cura unico e di ricerca unico con il nostro tempo. Com'è il nostro tempo? Nel libro è lungamente descritto. È un tempo in cui, per dirlo con un'unica frase,
non sono più in conflitto la civiltà e il godimento. Freud direbbe il piacere, cioè la civiltà e il piacere ontologicamente in conflitto, non sono più così in conflitto. La civiltà induce al piacere, promuove il piacere, spinge al godimento, per usare termini un po' simili ma diversi. Quindi all'interno di questo paradigma noi siamo molto in difficoltà, perché sono venuti a mancare gli ingredienti essenziali stessi con i quali si è inaugurata la psicanalisi, elettivamente indicata alle psiconevrosi, cioè all'isteria e alle neurosi ossessive, che noi osserviamo ancora, non sono scomparse naturalmente, sono estremamente più rare nella loro forma pura. Ci sono zolle isteriche, zolle ossessive nei pazienti contemporanei, che guardiamo con molto, con molta contentezza quando ci sono, ma non sono il sintomo prevalente. Oggi De Roberto lo scrive molto bene, lui identifica tre fasi: l'Ottocento freudiano con le psiconevrosi, il 68 con i disturbi, diciamo così, i malesseri identitari, identitari per l'incertezza che incontrava il soggetto in quegli anni, e il nostro tempo, che è figlio di quegli anni, dove prevalgono patologie non da desiderio, ma potremmo dire dell'oggetto, della dominanza dell'oggetto, dell'oscuramento del soggetto. Tutte cose queste che i grandi pensatori avevano visto per tempo, il nostro Pasolini con la notazione antropologica, Lacan stesso. Ho riletto recentemente un passo dove dice agli studenti in francese, tra l'altro molto bello, nel maggio del 68 a Parigi: volevate un padrone, l'avrete. Che è un passaggio molto bello, di grande intuizione. Brodillard, un filosofo francese a orientamento lacaniano che io amo molto, che parla di un errore fantastico in un bellissimo libro che è Le strategie fatali. Cioè, c'è stato un errore fantastico, qual è? Quello di aver creduto che l'oggetto potesse essere raggiungibile, dare soddisfazione. In più passi, in questo libro, un altro punto che ho apprezzato, Roberto ricorda costantemente come l'oggetto sia strutturalmente non raggiungibile. Quindi qualunque sirena che incanti rispetto al raggiungimento dell'oggetto, come le dipendenze di cui tu ti sei molto occupato, e che io credo siano la cifra psicopatologica del nostro tempo. Io sono molto occupato di pulsione di morte, e credo che in aggiunta al panico, come tu dici, Roberto dice che il panico è l'isteria moderna. Perché? Perché ha in comune con l'isteria il corpo, l'interessamento del corpo, questo è senz'altro in primo piano, la fragilità narcisistica e anche un certo scollamento, lui dice, tra il desiderio e quello che è davvero realizzabile. Io sono d'accordo su questo, sono d'accordo in particolare sul corpo come interessamento primario, anche se il corpo del panico non è il corpo dell'isteria, sono due corpi molto diversi. Il corpo dell'isteria è un corpo che parla, come dice Freud, il corpo parla, i sintomi parlano, sono, come dice Freud, la sessualità del malato, e quindi noi con l'interpretazione li traduciamo, li risolviamo. L'isteria è elettivamente indicata dalla psicanalisi, non è così col panico. L'interpretare non serve praticamente a niente, interpretare cade nel vuoto, è acqua sui vetri. Occorre fare un lavoro, che sempre l'autore menziona, impensabile ai tempi di Freud, cioè diciamo di sostegno narcisistico. Se è uno scopo dell'analisi limare il narcisismo, promuovere investimenti oggettuali, alcuni punti sono oggi, io credo, ribaltati rispetto all'epoca freudiana. Il narcisismo va certamente come obiettivo, diciamo così, come scopo finale, ridotto, limato a favore di un inserimento nel sociale del soggetto e di investimenti oggettuali. Ma la maggior parte dei pazienti contemporanei vanno sostenuti per un lungo tempo sul piano narcisistico. Non so cosa ne pensate, ma direi che nella mia esperienza 8 persone su 10, oppure tutte
sono sul piano narcisistico estremamente fragili. E questa fragilità narcisistica, c'è un analista francese molto interessante, Capsambeli, che ha scritto un bellissimo articolo, anche ironico e provocatorio, sulla fragilité narcisistique, dicendo che in questa psicologia non esiste questa categoria. L'abbiamo adottata per la sua frequenza nella popolazione, perché tutti parlano così, quello lì è fragile, io sono fragile, si è infragilito, ma è una categoria che di per sé non esiste in metapsicologia, e quindi abbiamo adottato appunto perché il paziente si presenta così e non regge, occorre dosare l'interpretazione, perché non regge l'impatto interpretativo, l'impatto semantico dell'interpretazione. Quindi ecco, diciamo, qual è la difficoltà di tessere la cura oggi? In primo luogo, lui si sofferma su questo punto che è elettivo del cambiamento di clima, è creare la domanda. Il paziente non arriva con una domanda oggi, siamo noi a crearla insieme a lui. Tessere la domanda, su cui tutti soffermi abbastanza, è probabilmente uno degli impegni principali dell'analista contemporaneo. Già Freud si scontrava con i derivati, come li chiamava lui, della pulsione di morte, cioè gli inciampi clinici che esattamente cent'anni fa, lo portarono a scrivere quel testo straordinario che è Al di là del principio di piacere. Cioè già Freud si scontrava con la coazione a ripetere, la reazione terapeutica negativa. Questi elementi appartengono all'umano, ci sono sempre stati. Cioè la pulsione di morte, come dire, che si palesa in sintomi che tornano, in movimenti per cui il paziente che stava bene a un certo punto comincia a non stare più bene, tornando indietro. Tutto questo non è nuovo. Quello che invece è nuovo è il fatto di creare una domanda, perché il paziente non lo sa cosa vuole. Viene con un malessere generico, molto spesso asintomatico, oppure dove il sintomo, giustamente tu dici, è diventato ecosintonico. La dipendenza, ad esempio, la dipendenza è quasi sempre ecosintonica, quasi sempre noi la scopriamo. Questa è la mia esperienza, ad esempio, durante l'analisi. Il paziente è raro che venga, tranne casi proprio così eclatanti di bulimie, di anoressie, che non sono casi che vanno direttamente dall'analista, ma è raro che una persona venga perché beve, ad esempio, perché si abbuffa di notte, perché sniffa cocaina, cosa che fanno praticamente tutti i pazienti. Lo si scopre lavorando come in zone un po' notturne del sé, come in aspetti scissi della personalità. Lavorando viene fuori, ma sì, l'altra notte, lo sto dicendo perché proprio recentemente ho avuto un'esperienza di questo tipo in un'analisi, pur con una paziente molto molto collaborante. Perché? Perché questo suo abbuffarsi notturno, questo bere quando gli altri vanno via, quando i bambini sono a dormire, per lei è ecosintonico, è il suo sostentamento. Quindi è una clinica completamente cambiata, di cui sono d'accordo con l'autore. Il panico si possa considerare, con tutte le virgolette, un'isteria moderna, un'isteria contemporanea, direi per il coinvolgimento del corpo soprattutto, non per il sintomo traducibile. Non è traducibile il corpo del panico, è corpo-corpo, diciamo così, ecco, è concreto. E le dipendenze di tutti i tipi, da sostanze, da internet, da persone, anche una relazione se narcisistica può essere una dipendenza e non una relazione oggettuale. Non vorrei portare via tempo a Cosenza e soprattutto all'autore, si viene per ascoltare l'autore. Direi che è un libro che non trascura nessuno degli aspetti del nostro lavoro: il transfer, il sintomo, la provenienza della psicanalisi, dalla filosofia, il nostro debito con la filosofia, Freud, Lacan, il percorso di Lacan, e alcune interrogazioni per me che, come mi viene detto, appartengo a un'altra parrocchia.
una grande parrocchia, una chiesa veramente piena di regole, di rituali, ai quali siamo molto affezionati comunque, che ci proteggono, che ci fanno pensare, ci fanno lavorare. Non si può lavorare, vivere, pensare senza limiti, senza... il limite è un argine, crea la creatività, la partita ha bisogno di regole per i calciatori. Queste interrogazioni sono in particolare due, poi vediamo se nel dibattito come si sviluppano, inevitabili per me. Una è quella del tempo, l'ultimo capitolo si conclude con l'uso del tempo e della seduta a tempo variabile, della seduta breve, che noi non utilizziamo e che anzi è tuttora vista da parte degli analisti della SPI come elemento di grave inquinamento delle setti. E di imposizione da parte dell'analista al paziente. Quindi un'interrogazione che mi è sorta è come concilia l'analista lacaniano il taglio della seduta, che capisco sul piano teorico, capisco bene la spiegazione che le viene data e su certi versi anche naturalmente mi convince, però vi chiedo come concilia l'analista lacaniano etico, come viene più volte detto, il taglio della seduta con il discorso del potere, con il fatto che l'analista non ha potere, non impone il suo potere sul paziente. Ecco, come si concilia questo sul piano clinico e teorico anche con un atto che sembra di potere, invece io ti impongo il mio tempo e non seguo il tempo neutro dell'orologio. Questo è un punto. L'altro punto che mi interesserebbe è l'uso del controtransfer, che leggo nel libro, e non ne dubitavo, l'avevo già letto in altri testi, in Lacan lo considera esattamente come Freud, come un impedimento, come il primo Freud, come un impedimento e come un intralcio. All'inizio anche il transfer Freud lo considerava un intralcio e poi scopre con Dora il potenziale immenso che c'è nel transfer invece. Quindi Freud cambierà, tutti i grandi pensatori, ricercatori, cambierà spesso idea sul suo stesso operare, sempre così intellettualmente onesto da mettere in discussione fino alla fine anche la sua disciplina, la sua creatura, la psicanalisi. Quindi l'altro punto è il controtransfer, che ha avuto dentro l'IPA e la SPI un'evoluzione straordinaria, cioè dalla neutralità, dall'opacità freudiana, non tocchiamolo, è un ingombro, con la Klein. Voi sapete che la psicanalisi ha, diciamo così, banalizzo un po', si è sviluppato in due grandi tronconi. Quello freudiano, che ha tuttora molto, molto seguito in Italia, in particolare al centro-sud, in realtà a Milano non siamo molti, sono dei pochi del nord. Quello freudiano, che riguarda la Francia, tutte le aree francofone, gran parte dell'Argentina, parte dell'Italia, in particolare il centro-sud, e quello che nasce con Melania Klein, cosiddetto delle relazioni oggettuali. Questo secondo orientamento, che direi oggi va per la maggiore, si declina, continua poi con la Klein, con Bion, suo analizzato, che oggi è forse l'autore più seguito in quest'area, a Milano, nel nord Italia, scivola attualmente in una deriva, secondo me, che è in America l'intersoggettivismo. Allora, l'intersoggettivismo. Allora, in questo secondo orientamento, il controtransfer assume un significato enorme. Tanto da rendere la seduta orizzontale, diciamo così, quasi orizzontale, tutto è transfer, tutto è controtransfer, tutto è co-creato nella seduta, quindi un modello opposto, diametralmente opposto a quello che c'è in questo libro che io stessa seguo, ma non posso non riconoscere l'importanza del controtransfer in alcuni suoi elementi essenziali, la proiezione, come il paziente ci modifica i nostri stati d'animo e quanto impariamo da quello che proietta in noi. Su questi due punti lascerei perdere il training, che è diversissimo. Su questi due punti
l'uso del tempo e il controtransfer, poi magari ne emergeranno altri, ma io parlerei per 3 ore sempre, quindi mi devo fermare. Mi piacerebbe sviluppare un dialogo.